provincia pesarese un mondo di bellezze naturali, un mosaico di ambienti, spiagge, colline, borghi medievali, monti, centinaia di luoghi da ammirare e visitare. Da qualche giorno sportivi, giovani e anziani, famiglie con bambini sono liberi di tornare a passeggiare e fare sport lontani dalle mura di casa, diventate per 2 mesi il luogo di isolamento forzato. Una passeggiata con gli amici a quattro zampe? Assolutamente sì, dopo 2 mesi in aperta, sì. Come mai proprio a Furlo? Perché da tanto che non c'è venivamo, quindi è bello poi, no? Un sacco di natura, di tranquillità, non c'è nessuno, questo è importante. Più in sicurezza? Più in sicurezza, assolutamente sì, perché è meglio essere sempre sicuri, perché non è finita. Finita la quarantena da Covid-19, sono tornati a popolarsi i lungomari, le piste ciclabili, i parchi, ma serve ancora responsabilità per evitare un nuovo picco di contagi. La prossima estate sarà infatti caratterizzata da norme restrittive sia per i luoghi pubblici che per quelli privati, accessi a numero chiuso anche in spiaggia e divieto di assembramento ovunque. Si prevede quindi che le grandi aree verdi possano diventare le più affollate, luoghi in cui c'è spazio per tutti, garantendo le distanze di sicurezza. Tra questi rientra il Furlo con la sua riserva naturale statale di 3.600 ettari gestita dalla provincia di Pesaro e Urbino. Anche la riserva statale, quella del Furlo, rientra nei decreti ministeriali per quanto riguarda la chiusura, e anche se chiudere un 54 km di sentieri è ben difficile. Nel senso che comunque anche adesso con le nuove disposizioni comincia timidamente qualcuno a usufruire di questi sentieri, della golena e della passeggiata lungo la gola. E noi cerchiamo di fare del nostro meglio nella vigilanza, anche in sinergia con il Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri e Corpo Forestale dello Stato, e con del personale nostro della riserva. E comunque io stavo pensando che, e stavo parlando con i miei collaboratori, che qui più in questo caso più che i piedi tocca usare la testa, quindi sì, le camminate come si possono fare, no, con quelle consentite, ma usando molto più la testa che i piedi. Ci aspettiamo tanta gente, ha proseguito il direttore della riserva, stiamo attendendo il protocollo della Federparchi per le visite guidate e quando potremo riaprire saremo pronti a fornire un servizio completo anche alle persone diversamente abili. Ora la sede è chiusa, ma rimangono attivi numeri di telefono per ricevere informazioni. Sul sito invece si può scaricare la brochure dell'area protetta con la nuova carta dei sentieri. Anche il museo è attualmente chiuso, anche se l'avevamo appena restaurato e sistemato, è chiuso, aspettiamo le direttive. E come tutti i musei d'Italia ci daranno le regole, le condizioni, quindi con calma riapriremo. Diciamo così che la riserva è pronta per riaprire, con la testa, con tutti i sistemi di sicurezza, e quindi noi saremo molto rigidi su queste cose qui. Adiacente alla riserva poi vi è il parco pubblico La Golena, tanto amato da marchigiani e turisti ma di competenza del comune di Acqualagna. C'è la possibilità di camminare, di fare attività motoria, non è utilizzabile l'area giochi come prevede il decreto ministeriale. Come in spiaggia non si può sostare, quindi come in spiaggia non puoi stenderti a prendere il sole, anche qui non puoi sostare a fare picnic, perché questo è vietato. Bagno e fiume è vietato di suo. Il problema che ci sarà nei prossimi giorni, che essendoci le attività chiuse, è vero, si può fare l'asporto e si può fare il domicilio, ma la fila che si potrebbe creare potrebbe appunto rappresentare un problema. Stessa cosa per i bagni, essendo ancora i bagni chiusi perché devono essere igienizzati anche durante l'accesso dei potenziali visitatori, in questo momento ancora non siamo pronti. Dalla prossima settimana, quando ci sarà la riapertura di tutto, cercheremo di affrontare anche il problema dei bagni, questo qui sì. Per questo sabato e domenica abbiamo i nostri vigili, 2 vigili, queste sono le nostre forze, insieme ai carabinieri e alla forestale che sono diventati carabinieri. È chiaro quello che dobbiamo dire, facciamo un appello ai cittadini di evitare assembramenti per evitare che ritorni il diffondersi del virus, che non è fuggito ma è con noi, viaggia con noi. Comunque invito tutti i cittadini, ma anche di tutti gli altri comuni, a venire in quest'estate a visitare il Furlo e non solo, il nostro territorio, perché ci sono delle belle camminate dove si può camminare in sicurezza per ciò che riguarda la distanza sociale. Quindi venite a godere di queste bellezze rispettando le misure prescritte.